abbiamo bisogno dell'apporto di tutti e dell'apporto sicuramente nel caso della lista eletta a cui è stato diciamo, assegnato il ruolo della maggioranza, io cercherò di coinvolgere il più possibile tutti quelli che hanno accompagnato me in questa avventura e lo farò anche nei confronti, per completare il ragionamento che facevo prima, anche nei confronti degli altri componenti del Consiglio, perché io penso che la città debba essere amministrata con il contributo veramente di tutte le forze D'accordo. politiche, ma anche delle forze sociali, ma anche di coloro che sono portatori di interessi che dal volontariato alle associazioni. Sindaco, provi però ad anticiparci almeno un paio di nomi, quantomeno a dirci chi sarà il vice sindaco o quantomeno che tipo di metodo utilizzerà nella scelta, è quello di chi ha ottenuto più suffragi o no? Io cercherò questa cosa, appunto, penso di poterla fare entro domani, non voglio fare anticipazioni, ma insomma terrò conto anche del responso elettorale, come è giusto che sia, e cercando anche di utilizzare al meglio tutte le risorse umane che mi hanno accompagnato in queste settimane. Lo sforzo sarà quello di assicurare il meglio che si possa dare all'amministrazione e di accompagnare soprattutto anche un percorso di potenziamento ulteriore degli uffici comunali, perché io ho sempre sostenuto per Otranto, ma anche per altri comuni, il gap spesso dei comuni costieri è di essere valutati per la loro consistenza demografica, ma quando uno ha da amministrare un comune come Otranto, che è il quinto per estensione territoriale della provincia di Lecce, che ha 27 km di costa, forse bisognerebbe pensare, questo è un problema anche del legislatore nazionale, che bisognerebbe avere una consistenza di organico, personale nei ruoli chiave molto più grande di un comune di varie dimensioni demografiche dell'entroterra.